Ci troviamo in piazza Umberto I ad Altavilla Silentina, dove si sta svolgendo la seconda edizione di Hocus Focus. Qui con noi la delegata alla cultura, Katia Taurone. Ci parli un po' di questa bella iniziativa. Sì, siamo alla seconda edizione di Hocus Focus, un'iniziativa territoriale voluta da Un Fuoco di Sant'Antuono, un'associazione culturale locale di giovani talentuosi ed intraprendenti che hanno deciso di investire nel proprio territorio, un territorio che amano, un territorio in cui credono, e lo si vede dalla passione che investono appunto nel fare questa iniziativa. Siamo al secondo anno, ci sono tante novità, c'è un riscontro di pubblico evidente, quindi questo vuol dire che il loro lavoro viene comunque in qualche modo ripagato. E volto appunto questa iniziativa è volta alla riscoperta delle tradizioni locali, ovvero Un Fuoco di Sant'Antuono, in onore appunto di Sant'Antonio Abate. Quindi ci saranno l'accensione dei fuochi alle 19:30 e poi si passerà invece a tutto quanto l'aspetto culinario, enogastronomico e culturale. È volto appunto alla valorizzazione del territorio perché appunto riprende delle nostre tradizioni locali e le rinnova in chiave moderna. Io farei un plauso ai ragazzi di Hocus Focus perché sono riusciti a creare una sinergia con il territorio molto forte. Tant'è vero appunto che hanno fatto sinergie in rete sia con le altre associazioni locali, con laboratori esperienziali e quant'altro, e sia con le aziende locali, riproponendo appunto tra i piatti tipici un intero e variegato bagaglio di prodotti appunto locali, genuini. E questo è un altro vanto appunto e un altro pregio che va a questa manifestazione. Parlavo di tante novità. Fra tutte vi è la lotteria esperienziale, ovvero hanno deciso appunto, anziché di mettere in palio i classici prosciutti o comunque qualcosa di culinario, che hanno deciso appunto di mettere in palio delle esperienze territoriali, facendo rete con i comuni circostanti. Quindi si va dalla riscoperta dei templi di Pessum, dalle grotte di Pertosa, anche la riscoperta dei vicoli del territorio altavillese, insomma ce n'è per tutti i gusti. E questo è un fattore di pregio ulteriore, perché fare sinergia e rete, oltre che sul nostro territorio, ma anche con i comuni circostanti, è anche un motivo di pregio e di vanto. Mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Ehi, crumpa, gridava il giorno tutto sbiato, cambiando sempre l'italiano, ma con il suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi, mambo, mambo italiano, ehi, mambo, mambo italiano, non, non, no. La storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo. Il periodo natalizio ad Altavilla Silentina è stato un vanto ed ha arricchito culturalmente tutti i cittadini, tant'è vero che l'amministrazione ha sostenuto una serie di eventi che ha avuto come spunto appunto a Natale regaliamoci il nostro paese. Siamo qui col vice sindaco Chiara Morrone, un bilancio di quanto è successo. Quest'anno per la prima volta il comune di Altavilla Silentina, in particolare l'assessorato alla cultura, quindi la consigliera delegata Katia Taurone, ha organizzato questa serie di manifestazioni in collaborazione con diverse associazioni locali. Ovviamente non possiamo dimenticare l'associazione teatrale La Proposta di Alfredo Crisci, ma le tante associazioni che in questi giorni hanno animato l'auditorium comunale. Il bilancio è stato positivo e ovviamente per noi amministratori siamo soddisfatti, si può fare sempre di più, anzi dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio. Quindi l'anno prossimo ci impegneremo ancora di più affinché questo ricco calendario di eventi che si è avuto quest'anno possa essere raddoppiato. Il comune ha invece regalato interamente uno spettacolo per i bambini e pensiamo di farlo anche nuovamente l'anno prossimo, perché ovviamente i bambini sono il futuro e l'anima del nostro paese.